Allora, sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Sole. Come potete sentire sono ancora molto influenzata, ma faremo del nostro meglio. Stavamo cercando il centro di ricerche interdimensionali che dovrebbe trovarsi verso il percorso 6. Ehi Lilian, ci avrei scommesso che eri tu! E infatti Au mi aspettava. Ho appena finito la prova di Ibis. I suoi manicaretti erano una vera delizia. Sei diretta al centro ricerche interdimensionali, vero? Per di qua, sempre dritto. A dopo! Ok, meno male che lui sa dov'è. Adesso ragazzi voglio farvi vedere il nuovo attacco del mio Incineroar, che si chiama Braccio Teso, perché questo l'ho imparato quando si è evoluto. E ieri non ve l'ho fatto vedere, ma è troppo figo. Quanto è bello! È bellissimo. Mamma mia, sembra veramente l'uomo tigre. Il mio Stoutland è molto meticoloso. Può tenere il naso per terra in cerca di strumenti, da qui fino a Resort Hanu Hanu. Bravo, complimenti. Quindi dovrei fare la stessa cosa? Ah, non mi fa proprio passare di qui. Cioè, mi blocca la via. Ok, va bene. Ce ne andremo dall'altra parte. Salve, signora. Allora, questo dovrebbe essere il centro ricerche. Vai, Nebulino, usa Splash. Cosa sta facendo Lilia? Mog? Ho provato a fare come fa Lilian. Poverino, quanto hai sofferto per colpa degli uomini. Per questo non sono mai voluta diventare un'allenatrice. Ma Lilian e Hau sono diversi. Allenatori come loro possono costruire un futuro migliore. Ho fiducia in loro. Che carino. Beh, se non gli ha insegnato la mossa Splash, poverino non la può fare. Ah! Lilian, eccoti, è da un po' che non ci si vede. Questo è il centro ricerche interdimensionali, il professore ci sta aspettando. A proposito, come sono andate le prove? Ce ne sono tre su quest'isola, vero? Deve essere stata dura? Sì, abbastanza. Immagino, ma sei riuscita comunque a superarle, vero? Infatti tu e il tuo Stini mi sembrate diversi, più affiatati. Vieni, entriamo. No, più che altro il mio Stini è a livello 19, quindi lo devo tirare assolutamente su di livello, perché tutti i Pokémon che ho in questo momento sono davvero davvero bassi e se non voglio morire male durante la grande prova li devo alzare. Cerchi il centro ricerche interdimensionali? Beh, del resto ai piani superiori non c'è altro. Ottimo. A che piano vuoi andare? Al secondo, non ce ne sono altri da quello che vedo. Ok. Eccoci al centro. Oi là, come va tesoruccio? Oh, eccoti. Questi chi sono? Lei è la professoressa Magnolia, direttrice del centro ricerche interdimensionali, ma soprattutto è la mia amata mogliettina. Ah, si scoprono gli altarini. Tu devi essere Lilian, giusto? Lilian mi ha parlato molto di te. Da quello che ho capito, sei un'allenatrice capace e una persona su cui si può contare. Io e Lilia ci siamo conosciute 3 mesi fa, la trovai svenuta sulla spiaggia. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmog, entrambi erano stremati. Non vedo Au, come mai non è con voi? Beh, sai com'è fatto Au, sempre in giro a inseguire l'ispirazione del momento. Ma ha tutte le carte in regola per diventare un grande Kauna un giorno, vedrai. Proprio come suo nonno Hala. Davvero? Lo pensi davvero? Ma certo ragazzo mio, un giorno anche tu diventerai un Kauna. Ciao Hau, è da un po' che non ci si vede. A proposito cara, sono qui anche per chiederti un favore. Potresti spiegare a Lilian lo strano fenomeno che si verifica ad Alola? Ma certo, nessun problema. Dunque, il mistero di Alola, anche conosciuto con il nome di fenomeno dell'ultravarco? Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio o breccia che si apre nel cielo di Alola. Si ritiene che sia un varco che conduce a mondi ancora sconosciuti. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del varco. E la risposta è nelle leggende di Alola. In esse si parla di Pokémon spaventosi, giunti nella nostra regione attraverso l'ultravarco. Tipo Cosmog? C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicano la verità, ma non possiamo nemmeno ignorarle.
Anche nei Pokédex che abbiamo esaminato si parla dell'esistenza di altre dimensioni. Pokémon spaventosi, ma quanto spaventosi? Beh, anche i Pokémon selvatici in condizioni particolari attaccano le persone, giusto? Ma in base alle leggende, il comportamento dei Pokémon venuti dall'ultravarco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dei Pokémon che conosciamo. Vennero chiamati ultracreature e seminarono il terrore tra gli abitanti di Alola. E non è finita. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le loro forze per cercare di respingerli. Ma come ho detto, non sono altro che un mucchio di antiche leggende e non è ancora chiaro quanta verità ci sia in questi racconti. Al momento stiamo studiando le interferenze spazio-temporali e un passo alla volta riusciremo a fare luce su questo mistero. Qui al Centro Ricerche Interdimensionali abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto tra Pokémon e altre dimensioni. Circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa Magnolia per chiederle informazioni su Nebulino, cioè su Cosmog. A un certo punto mi sono persa. Ho finito per ritrovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. La professoressa è stata gentilissima, è rimasta con me fino a notte fonda ad ascoltare la mia storia. Si è messa a fare ricerche su Nebulino e lei e suo marito, il professor Kukui, mi hanno aiutata. E grazie a loro se ho un posto in cui vivere. Quindi chissà da dove viene Lilia. La professoressa Magnolia mi ha accolto come una figlia. Beh, molto carino da parte sua. Io vado al tunnel Diglett, scommetto che a scavarlo sono stati dei Pokémon. Il tunnel Diglett? Allora, Lilian, che te ne pare? Le ultra creature. Una storia affascinante, vero? Se esistono davvero, sono proprio curioso di vedere che mosse usano. Hai portato a termine tutte e tre le prove di Akala, giusto? Eccezionale! Preparati, perché adesso ti aspetta la sfida contro la Kauna Alixia, la grande prova di Akala. Troverai la casa di Alixia a Koni-Koni, poco dopo aver attraversato il tunnel Diglett. Ma fai attenzione al Team Skull, mi raccomando. Vai ora e torna vincitrice! Ah, io ho ancora delle cose da chiedere alla professoressa Magnolia. Io vado al tunnel Diglett, scommetto che a scavarlo sono stati dei Pokémon. Va bene, me l'hai detto, ma andiamo a questo tunnel Diglett. Non so perché, ma ho molta molta paura di affrontare la grande prova. Forse per il fatto che ho Pokémon debolissimi, ma vabbè, faremo del nostro meglio. Avete visto quello squarcio? Nel cielo si è aperto come uno squarcio. Lilian, hai già superato tutte e tre le prove con i capitani, giusto? Adesso devi attraversare il tunnel Diglett e raggiungere Alixia. Per andare al tunnel Diglett, torna al centro Pokémon e segui il cartello. L'entrata del tunnel è un po' nascosta, ma se segui le indicazioni non puoi sbagliare. Va bene. Io vado in cerca di Pokémon, yuhu! Anch'io, voglio nuovi Pokémon. Eccoci al tunnel Diglett. Io quasi quasi ci vado su Stoutland però. Così almeno posso anche fiutare qualcosa mentre camminiamo. O forse no. Ecco Alixia. Subito così. Guarda chi c'è, Lilian. Qui la situazione è un po' complicata. Il tunnel è pieno di Diglett scatenati. Non ne ho mai visti così tanti tutti insieme. Non è proprio posto per allenatori inesperti. Come va il tuo giro delle isole? Hai ottenuto dei cristalli? Davvero niente male, Lilian. Hai superato anche la prova di Ibis. Ormai hai una certa esperienza. Dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno i Diglett dovrebbero darti grattacapi. Oltre il tunnel Diglett c'è la città di Koni-Koni. Fermati al mio negozio. Ti raggiungerò lì. Ok. Andiamo a vedere. Quindi devo affrontare tutti i Diglett che incontreremo durante il percorso ed arrivare a Koni-Koni. Ma questo è uno Zubat. Non so mica se sto andando dalla parte giusta. Qui ci vuole un Tauros, ragazzi. C'è roba da spaccare. Pietra focaia, ottimo. Andiamo avanti. E questi? Oh, grazie ad Alixia siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Alola, siamo della Fondazione Aether. Il nostro obiettivo è la salvaguardia dei Pokémon. Sembra che siano stati quelli del Team Skull a mettere in subbuglio Diglett. Quei lazzaroni buoni a nulla non fanno altro che creare problemi a Pokémon e allenatori. I Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei che impiegano anni a scavare. Noi ci assicuriamo che possano usarli senza entrare in conflitto con altri Pokémon. Ci sono ancora dei Diglett in giro. Fa attenzione a dove metti i piedi.
Ok. Sinceramente non ne ho beccato neanche uno, ragazzi. Sto beccando solo e esclusivamente Zubat. Infatti sto tagliando perché sono solo Zubat. Cosa ci sarà qua? Andiamo a vedere. Scendi un po'. No! Oddio! Un Diglett! Aiuto! No, anzi, prendiamolo. Vediamo che cos'è. Probabilmente è un Diglett. Me l'ero data a gambe. Sì, è un Diglett. Ok. No, ragazzi, devo assolutamente vedere com'è Incineroar nel Pokémon Relax. Perché ancora non l'ho visto. No! Ma come si fa? Non posso fare le coccole a un uomo tigre. No, è bellissimo. A parte che ha la polvere sui pugni. Ha la polvere sui pugni. No, quei cuoricini non si può vedere. Vediamo se gli faccio le coccole. No. Ti dai cuore e ti fa oh yeah, baby. Bellissimo. No, bellissimo. Vediamo come mangia i fagiolini. Allora, me ne sono rimasti veramente pochi. Però c'ho quelli super fighi. Allora, vai, fagiolino. Mangia. Bello possente. Eccoli. Ah, che svilimento. Eravamo lì che ci divertivamo di brutto quando sono sbucati dei Diglett e ci hanno fatti neri. Voglio dire, più neri del solito. Perciò, Bella, guarda che non è proprio aria oggi. Peggio per te che ci sei finita tra i piedi. Lilian! Ah, credevo che fossero tuoi amici, ma sono quei poco di buono del Team School. Ehi, Pulce, è questo il modo di parlare? Vorrà dire che conceremo per le feste anche te. Oh yeah. Se lo dite voi, ragazzi. Non è la prima volta che ci provate. Nemmeno la seconda, nemmeno la terza. Vai. Su, signore reclute. Ok, perfetto. Io mi occupo di Fomantis con il mio Incineroar. Pikachu. Tu occupa del Salandit. Allora, io direi che uso subito il mio potere Z. Fiammo bomba detonante. Vai. Su Fomantis. Anche se secondo me non è assolutamente necessario. Probabilmente un Rogodenti gli avrebbe fatto molto molto più danno. Visto che comunque la potenza di Rogodenti è spaventosa. Però mi piace usare le mosse Z. Il potere Z circonda Incineroar. Fiammo bomba detonante. No, l'animazione è veramente troppo bella. Non si sono veramente regolati con le animazioni su questo Pokémon. Troppo belle. Dai, Pikachu, forza. Tocca a te. Salandit fa profumino. Mi sa che lo facciamo fuori anche noi, eh. Allora, vai. Rogodenti. Però è poco efficace. Allora, facciamo braccio teso. Eh sì, perché sono tutte e due di fuoco. Vai, proviamo con braccio teso. Vabbè, no, ci ha pensato Pikachu. Se continuiamo così, finiremo dritti nella fossa. Di noi resteranno solo ossa. All'improvviso la vista mi si è annebbiata. E non solo, ora sono pure arrabbiata. Poverini. Mi piacciono però che parlano sempre rima. Ehi, datevi una calmata. Siamo già abbastanza neri di nostro. Ma chi siete, i paladini della giustizia? Mica vogliamo conquistare il mondo noi. Siamo i paladini. Tanti saluti. Sei incredibile, Lilian. Quando lotto insieme a te, i miei Pokémon sono più rilassati. Sei un'allenatrice nata. Voglio farti un regalo. Etere Max, grazie. Se un tuo Pokémon ha una mossa con i pippi esauriti, con questo la ricarichi completamente. Vado a giocare un po' con i Diglett, ci si vede? Sicuramente mi servirà, visto che il mio Incineroar ha Rogodenti quasi esaurito. Che posto è questo? Cosa c'è, un festival? Ah no, è quella città. Eh sì, la città dove si trova Alixia. Niente, loro si fanno le loro chiacchiere. Ragazzi, ci sono dei vestiti nuovi. Andiamo a vedere. Così posso cambiare anche qualche vestitino. Allora,
Vediamo cosa vendono qua e se non costerà un occhio della testa come le altre cose. Ragazzi, hanno i pantaloncini sportivi qui. E sono parecchio carini. Prendiamo quelli casual, dai. Sì, voglio questi qui. Dopo ci andiamo a cambiare nel camerino. E le calze. Vediamo. Mi prendo un bel paio di calzettoni. Oh, e hanno anche delle scarpe diverse. Ma a parte che costano un macello. Oddio, costano veramente troppo. Beh, mi piace quella bianca. Prendiamo la borsina bianca. E vediamo se hanno un cappellino diverso da quello che sto usando ora. Sportivo, ma non mi piace. Non mi piacciono questi cappellini. No, andiamo a cambiarci in camerino. Ragazzi, questa puntata finisce qui perché purtroppo ancora non sono tanto in forma. Vi prometto che appena starò meglio tornerò a fare video lunghi come prima. Quindi grazie mille a tutti per aver guardato e ci rivediamo al prossimo episodio con la grande prova. Alola!